Diciamo una prova generale del confronto vero, reale, duro, ruvido, ma insomma leale, l'abbiamo avuto in un'università di Catania, in cui Maria Elena Boschi è andata a fare a spiegare la riforma costituzionale e ha trovato, diciamo, un roccioso oppositore che ha soltanto 22 anni. Fabio, me lo inquadrate? Si chiama, mi dici il tuo nome? Alessio. Alessio Grancagnola. Allora Alessio, siediti qua. Questo ragazzo ha 22 anni, studia giurisprudenza all'Università di Catania, è stato all'onore delle cronache per tutta la settimana, ha fatto arrabbiare un po' la Boschi, che gli ha risposto comunque per le rime, ha fatto arrabbiare tantissimo il rettore della sua università e insomma ora vedrete che cosa ha combinato e ci spiegherà perché tra pochissimo. Alessio, ti posso dare del tu? Studente all'Università di Catania, e che cosa hai combinato qualche giorno fa? Vediamo un piccolo passaggio. C'era il ministro Boschi. C'è un'ultima domanda, mi raccomando, perché il tempo è tiranno. Buonasera, sono Alessio Grancagnolo e sono uno studente di giurisprudenza. Che legittimità politica ha questo Parlamento di nominati nell'attuare la più grande riforma della Costituzione della storia di questo Paese, che con la modifica di 51 articoli della Carta va ben oltre l'ordinaria amministrazione? La vera riforma è stata approvata con una maggioranza parlamentare artificialmente costruita, drogata da un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale, che ha originato un vulnus di rappresentanza politica. La Costituzione, ministra, non è a disposizione del governo e della maggioranza di turno, è un patto che si pone a un livello superiore, che fonda la nostra comunità politica, che dovrebbe essere sottratto alle contingenze del momento. Invece il suo governo ha assunto un ruolo di primo piano in questa riforma presentata alle Camere e, mi perdoni, ministra, con un'arroganza inedita nella storia repubblicana. E passo al merito. Il nostro ordinamento passerà da una democrazia parlamentare, spesso svuotata di contenuto nella prassi governista degli ultimi decenni, a una democrazia di investitura, fondata sul carisma del leader, in un rapporto diretto tra questi e il popolo. Con una siffatta Costituzione sarebbero favoriti regimi personalisti e potenziali derive plebiscitarie. Qualche giorno fa lei ha detto che chi vota no alla riforma della Costituzione è simile a Casa Pound. Mi sembra un indice del nervosismo. Lei interrompa, perché deve parlare il ministro. Lei ha parlato più di chiunque altro. Lei ha chiuso la parola, gliela tolgo io. Credo che onestà intellettuale imponga di leggerla tutta la sentenza della Corte Costituzionale, che chiarisce che questo Parlamento è perfettamente legittimato a svolgere la propria funzione legislativa. Detto questo, quali sono i pesi e i contrappesi? Non un secondo ramo del Parlamento, ma Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica. Altro contrappeso, l'indipendenza della magistratura. C'è un sistema di autorità indipendenti che sono anch'esse un contrappeso. Allora Alessio, ma come mai ti sei esposto così? Hai deciso giorni prima, te la sei scritta da solo, com'è andata? Allora, io ho rielaborato un intervento che avevo già tenuto in precedenti assemblee. Una a gennaio, un'assemblea del coordinamento per la democrazia costituzionale di cui sono membro, e una a marzo che si è tenuta a Enna e in cui ero stato invitato a parlare del perché avrei votato no alla riforma costituzionale. Io ho rielaborato quell'intervento non appena ho scoperto che la ministra sarebbe venuta presso l'Università di Catania e ho deciso di esprimere la mia opinione. Io non credo di aver fatto un atto eroico, io non credo di essere un eroe, io credo semplicemente di aver valorizzato quello che è un luogo, che è l'università, che dovrebbe essere un luogo di saperi, un luogo di scambio di opinioni, un luogo di dibattito anche aspro, anche critico, soprattutto critico. Io non credo di aver fatto nulla di eccezionale, ho semplicemente portato avanti la mia opinione. Ma poi giustamente in università credo che Renzi e la Boschi ci stiano andando anche per confrontarsi, no? Insomma, è la cosa più normale del mondo che ci sia questo confronto. Assolutamente. Ma hai avuto la sensazione che questo confronto alla fine sia stato comunque utile e ti ha convinto qualcosa di quello che ti ha detto la Boschi? Ma io credo che il confronto possa sempre essere utile. Devo dire che la risposta della Boschi non mi ha affatto convinto. Innanzitutto perché io nel mio intervento parlavo di illegittimità politica dell'attuale Parlamento a seguito della sentenza numero 1 del 2014 che ha dichiarato incostituzionale il Porcellum. Non tanto di illegittimità giuridica, perché un dato politico dobbiamo valutarlo ed è quello che questo Parlamento, che è lo stesso che sta votando, che ha votato queste riforme, è un Parlamento che non è legittimo politicamente, perché si è alterato
l'organismo rappresentativo con un premio di maggioranza che è contrario alla Costituzione, contrario al nostro principio democratico. Il Parlamento è un organo rappresentativo. Se il nesso di rappresentanza salta, il Parlamento non è più specchio del Paese, e quando si vuole modificare la Costituzione, che è il patto sociale di riferimento e che dovrebbe essere lo specchio dei tempi, ma lo specchio anche della società, a quel punto salta il sistema. Quindi tu dici non è non rappresenta davvero, diciamo, gli italiani quel Parlamento, e quindi non può cambiare la Costituzione in modo così, diciamo, pesante. Lo dice anche la Corte Costituzionale, lo dico solo io. Romano, vuoi rispondere? Intanto a me fa sempre piacere, ho ascoltato tutto il suo intervento. Ma ce ne fossero, scusami, al di là di tutto, cioè, scusatemi, di ragazzi così appassionati. Infatti, lo dico anche, lo dico sia da docente che da padre. A me piacciono sempre i ragazzi che sono così appassionati anche quando non la pensano come me, quindi certamente complimenti. Devo dire, sempre facendo un po' una critica professorale, che l'ho trovato un po' compilativo il suo intervento, nel senso che se fosse stato un mio studente le avrei detto, beh, però potresti interpretare meglio questi dati. Tu hai messo in fila, scusami se ti do del tu, le critiche tue naturalmente, di tanti altri, che sono critiche però un po' già sentite. Nel merito, se poi andiamo nel merito, le critiche, permettimi con rispetto, diventano un po' più deboli, tipo quella che hai detto adesso. Questo Parlamento è illegittimo, per carità, ci puoi anche dire di peggio, ci dicono di peggio, però avremmo dovuto, se fosse stata vera la tua tesi, avremmo dovuto scioglierci all'inizio. Era una tesi, cioè abbiamo questo Parlamento non funziona, torniamo a casa. Abbiamo deciso di fare una cosa diversa, non è che lo ha deciso Andrea Romano o Pinco Pallino, l'abbiamo deciso tutti insieme, su input, te lo ricorderai, anche se era qualche anno fa, del Presidente della Repubblica, che non è esattamente l'ultimo arrivato, è il Presidente della Repubblica, è, diciamo, il primo cittadino di questo Paese, e abbiamo tutti insieme deciso di svolgere questa legislatura facendo le riforme, e su questo, poi l'abbiamo detto tante volte, chiameremo gli italiani a esprimersi. Tu naturalmente puoi continuare a pensare che questo Parlamento sia legittimo, però ti invito a riflettere soprattutto, visto che ami la Costituzione, su quanto questa riforma prova a rilanciare la Costituzione. Hai detto una cosa che, tra le altre, e finisco davvero, non è esatta, quando nel tuo intervento, questa Italia che oggi è una repubblica parlamentare domani diventerà un'altra cosa. Non è vero, questa non solo rimarrà una repubblica parlamentare, formalmente, permettimi, ma saranno addirittura aumentate le forme di garanzia. Pensa al Presidente della Repubblica, ti do uno spunto di merito. Come dovresti sapere, il quorum per eleggere il Presidente della Repubblica è stato addirittura alzato, alcuni dicono, secondo me hanno ragione, troppo alzato, in modo tale da consegnare alla minoranza il potere di eleggere il Presidente della Repubblica. Abbiamo aumentato le garanzie e abbiamo anche introdotto, sei uno studente di giurisprudenza, alcuni istituti come il referendum propositivo, il referendum di indirizzo, che oggi non abbiamo e che secondo alcuni costituenti, tipo Mortati, avrebbero potuto dare al cittadino forme di intervento nella legislazione che non abbiamo avuto fino ad oggi. Vuoi dire una cosa rapidamente su questo, sì, per concludere, sennò se entriamo su Mortati siamo finiti. Io ho studiato diritto, ma insomma mi sento male solo a sentire questi nomi. Rispondo intanto sull'ultimo punto. Mi ricordano gli esami all'università. Lei ha parlato di referendum propositivo e di indirizzo. È vero che nella legge di revisione costituzionale è prevista la previsione di questi referendum, però è anche vero, la verità la dobbiamo dire al 100%, che si prevede una successiva legge costituzionale che attuerà l'istituto. Come fu per il referendum abrogativo? Il referendum abrogativo fu previsto. Fu applicato con una legge ordinaria, non con una legge costituzionale. Fu previsto dai costituenti, e il primo che facemmo fu negli anni 70, perché ci vollero tantissimi. Ma una legge ordinaria? Voi avete delegato una legge costituzionale, una forma di garanzia, Alessio, prevedono l'intervento delle due Camere. Prego, gli diciamo di tornare a settembre. Sì. No, Alessio, ma torniamo. Un 28 glielo darei, insomma, anche 29. Senti, ma al di là di questo, qual è l'altra cosa che proprio non ti piace? Allora, non ti piace perché dici questo Parlamento non è rappresentativo abbastanza per cambiare la Costituzione. Un'altra cosa che non ti va giù qual è? Ma innanzitutto, il procedimento legislativo diventa molto più complesso, diventa un procedimento legislativo pasticciato e confuso. Basti pensare che ci saranno leggi approvate da entrambe le Camere, leggi approvate dalla sola Camera dei Deputati, con la possibilità per il Senato di chiedere delle modifiche che poi verranno rivotate dalla Camera a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta. A me sembra davvero un sistema molto confuso che probabilmente genererà conflitti davanti alla Corte Costituzionale tra le Camere, perché effettivamente dovranno scegliere le Camere quali competenze attribuirsi. Antonio Padellaro, gli diamo 30, 29, 28, cosa gli diamo? No, professor Romano, faccio l'ultima, ma poi sono io insegno di storia contemporanea, non insegno di storia. Io dicevo a Romano di tornare a settembre. Romano a settembre. No, vabbè, diamogli il 30, dai. Diamo il 30. Poi per la tesi vediamo se gli diamo la lode. Sì, però comunque... Se è meno compilativo e più interpretativo. Vorrei concludere sulla questione di Bersani. Sì. Bersani stasera ha lanciato un segnale e un allarme che, a parere di Antonio Padellaro, giustamente, secondo me,
dovete tenere in considerazione. Cioè l'idea che questo partito democratico sia sull'orlo di una crisi irreversibile. Ma non è così, naturalmente non è così. E l'intervista di Bersani e il nostro dibattito quotidiano, cioè, ne è Bersani prova. Bersani dice, sono in Siberia, non riesco a parlare con Renzi. Non parla con Renzi da mesi. Ma perché non si parla con Renzi? Bersani parla, io non ho il telefono di Renzi, se no glielo darei anche a Bersani. Però penso che non abbia difficoltà a Bersani a parlare con Renzi. Evidentemente questa difficoltà c'è, però... è una delle figure più autorevoli, ma no, una delle figure più autorevoli del Partito Democratico, parla quando vuole. Il fatto che Andrea Romano, che certamente non è un estremista, non riesca a comprendere, e lo dico non per amore di polemiche, ma proprio per, come dice, in spirito costruttivo, non riesce a comprendere il rischio che sta correndo il Partito Democratico, ma che sta correndo tutta la democrazia italiana con questa corsa folle a spaccare tutto. Se voi continuate a pensare che vale, come dire, il fine giustifica i mezzi, entro i limiti democratici, che sono quelli del dibattito referendario, non è così semplice, perché il controllo degli strumenti anche che riguardano l'opinione pubblica non basta. Le persone si stanno facendo un'opinione anche sulla base delle cose che dice Bersani, che c'è qualcosa di sbagliato al di là proprio dei fatti di merito della riforma costituzionale. C'è qualcosa di sbagliato in questa operazione che sta facendo Renzi. Attenzione, che la percezione delle persone è molto più importante. Di dire che questo è un pregiudizio. Tu hai un pregiudizio. Noi seguiamo alla lettera le procedure previste dai costituenti. Tu immagini, hai detto poco fa, che la stampa sia assoggettata a Renzi. Io ogni volta che apro il giornale, qualunque giornale, mi sembra che la quantità di critiche giuste e legittime a Renzi sia abbondante. Come dice, la ringrazio di aver sollevato questo problema. Giorni abbiamo Massimo Giannini, che probabilmente sarà sostituito alla guida di Ballarò, e certamente non perché così non si pettina bene, perché ha espresso opinioni che non andavano bene al Presidente del Consiglio. Ma tu davvero pensi che nella televisione anche pubblica non ci sia? Nicola Porro, che certamente non è un giornalista di cui condivido le idee, fatto fuori. Ma perfino Libero. Ora, a Libero c'era un direttore, Maurizio Belpietro, il quale faceva tirava fuori anche delle notizie sgradite al Presidente del Consiglio. L'editore in 448 lo ha sostituito, perché l'editore è Angelucci e ha bisogno probabilmente anche di una mano da parte del governo. Non è questo il modo di andare avanti? Siamo sicuri in tutti i casi, siamo sicuri che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Ministro delle Riforme Maria Elena Boschi verranno negli studi dei talk show. In questo studio continuo a invitarli a comunque confrontarsi, perché la riforma è davvero importante ed è bene che loro si confrontino, con il maggior numero di programmi, giornalisti e controparti possibili dentro gli studi televisivi, dove comunque proviamo a fare informazione come abbiamo provato stasera.